Pace a te, anche stasera siamo insieme e vogliamo metterci insieme. È una ripetizione quello che dico, ma realmente se noi non ci mettiamo insieme e vogliamo guardarci lo spettacolo, dobbiamo solo cambiare canale. Perché realmente una cosa possiamo fare insieme, quella di cercare Dio, quel grande Dio creatore dell'universo che è presente dove sei tu e dove siamo noi. E che ognuno di noi lo cerchiamo per noi stessi e lo cerchiamo tutti insieme. Questo vuol dire che ci mettiamo di pari sentimento, ci intoniamo, ci mettiamo di pari sentimento per cercare le stesse cose, cercare soprattutto la sua presenza nella nostra vita. Un indirizzo speciale che ci dà il Signore Gesù, cercate prima il regno dei cieli. Cioè le cose che riguardano la nostra salvezza, ma non solo adesso, deve essere messa al primo posto in tutto il cammino della nostra vita, perché se cerchiamo quelle, tutte le altre ci saranno sopraggiunte e ce ne dà molto di più di quelle che noi chiediamo, ma soprattutto sono eterne, sono quelle che durano, perché tutte quelle che cerchiamo qui, li lasciamo tutte qui insieme con tutto il corpo pure. Invece quelle eterne sono quelle che ci portiamo e conviviamo con esse. Perciò cerchiamo prima di tutto il Signore e vogliamo unirci insieme. È con un bel canto che cominciamo a cantare per lodarlo. Indirizziamo lo sguardo del nostro cuore solo verso il Signore. Cioè, quando noi diciamo le parole, non devono essere parole perché ci troviamo nella mischia e ci lasciamo trasportare dal suono, dalla musica, ritmica o meno. Non è questo. È che dobbiamo proprio indirizzare le nostre parole, il nostro cuore, il nostro essere verso il Signore Gesù Cristo, che è davanti a noi, sul trono. Noi siamo allo sgabello dei suoi piedi e ci indirizziamo verso di lui, unico punto di riferimento ed è l'unico punto nel quale noi riceviamo risorse spirituali, alimentazione. Inspiriamo la sua presenza nella nostra vita, inspiriamo perché diventa ossigeno per l'anima nostra. È un modo come poterci nutrire, come poter vivere. Immaginati non respirare, quanto tempo saremmo restati sulla terra, non ci sarebbe nessuno. Con quel respiro continuiamo a vivere. Con il respiro della presenza di Cristo che alimenta la vita spirituale nella nostra vita, viviamo la nostra vita spirituale. È un sistema di alimentazione che troviamo nella parola del Signore. Ma che funziona, perché ci sono vari modi di alimentazione. Quando eravamo nel grembo materno ci alimentavamo dal cordone ombelicale e stavamo nell'acqua. Quando siamo usciti non potevamo più restare nell'acqua e neppure potevamo essere nutriti dal cordone ombelicale. Cambiato sistema. Quando andiamo nella parola del Signore troviamo il sistema di alimentazione per la nostra vita spirituale e funziona perché lo dice il Signore. Egli ha stabilito le cose, quando noi ci muoviamo sulle direttive che troviamo nella sua parola, funziona. Vuoi provare? Mettici il cuore, rivolgiti al Signore, desideralo dentro di te. Posiziona la tua anima, il tuo cuore, il tuo spirito verso di lui per dire io voglio essere in comunione con te, voglio sentire veramente che tu tocchi il mio cuore e vedi come il Signore opera nella tua vita. Sì, andiamo a lui insieme e lo lodiamo con tutto il cuore, con un bel canto, numero 837. Canta insieme con noi, ma indirizzati a lui. Puoi cantare anche con gli occhi chiusi, non ha importanza. Puoi cantare anche a scoppio ritardato. Se è un canto un po' veloce che non riesci a seguire le parole,
anche se li fai con un po' di ritardo, basta che li fai diventare tue e li esprimi verso Dio. Sì, a scoppio ritardato io canto molte volte, perché non riesco a seguire, però comunque mi nutro, perché faccio diventare mio quel patrimonio che è il patrimonio della spiegazione di quello che dice il canto che cantiamo. Ho bisogno di te che sei la mia forza, la mia forza. Lo possiamo cantare con tonalità alte e basse, quello che è importante è che andiamo a Lui col cuore per dirgli: Signore, io ho bisogno di te, io voglio sentire te nella mia vita, io voglio te, non voglio se sono alte o basse le note, poco mi importa, mi interessa che tu diventi la mia forza, perché la nostra fede in Lui diventa forza, ci lascia camminare come dei carri armati nel prosieguo del nostro cammino, perché la Sua presenza ci dà forza. Alleluia. Di te che sei la mia forza, la mia forza. Alleluia. Ho visto che ci sono tre volte perdono, perdono, perdono.
Abbiamo bisogno di essere perdonati dal Signore? Dobbiamo perdonare noi stessi, perché se Lui ci perdona e noi non ci perdoniamo e pensiamo a cosa dobbiamo muoverci, allora ci trasciniamo dietro tutto il vecchio e non cresce il nuovo. E la terza è: dobbiamo perdonare gli altri, perché se no il Signore dice che non ci perdona se non perdoniamo gli altri. Decidiamo noi che vogliamo fare. Immaginati che vai al Signore e dici: Signore, perdonami, e poi non ti senti libero dentro, e non ti senti libero. E dici: ma come mai? Io me la sento sempre addosso sta cosa. Dice che il sangue di Gesù purifica, io ho invocato pure il sangue di Gesù e mi trovo sempre sporco, ho sentito dire che ha il potere di purificarmi, ma io non sento sta purificazione, che cosa mi sta succedendo? Gesù già l'ha detto. Se non perdonate, non sarete perdonati. Molti credenti fanno tanti voti, tante chiese, tante girano mezzo mondo e non si sentono mai liberi davanti al Signore. L'intoppo è proprio lì. Quando noi riceviamo Gesù Cristo nella nostra vita, il più grande miracolo è la nuova nascita, ma la maggioranza dei credenti, quando nascono di nuovo, non sentono più odio per le persone. Questa è una testimonianza bellissima di credenti che li sentiamo: io non digerivo mia mamma, io stavo qua, io stavo là, e tutto a un tratto svanisce tutto. Ce ne sono altri invece che se li conservano, se li portano dietro. Non ci posso passare, se non viene, ma questa cosa non mi scende giù. Si trasportano dietro tutti i rospi. Il rospo non è un animale buono. I rospi li dobbiamo buttare fuori. Chiediamo al Signore il perdono. Lui ci perdona e noi ci dobbiamo perdonare, perché adesso non dobbiamo tenere più nel deposito tutto quello che abbiamo sbagliato e abbiamo chiesto il perdono. Dobbiamo solo rinnovare il guardaroba nostro. E poi dobbiamo saper perdonare gli altri. Non dobbiamo tener conto più, perché noi quante volte andiamo al Signore, Lui ci perdona sempre, e quante volte ci troviamo che vogliamo conservare qualcosa, quello diventa un nodo che non fa passare ciò che deve passare nella nostra vita. Si formano come in quei tubi di gomma che ci resta l'acqua dentro, al sole diventa verde. E sono degli ostacoli, non passa. Un poco come il trigliceride, come il colesterolo cattivo, ci fa morire. Molti si portano il colesterolo cattivo nella coscienza. Il Signore ci deve aiutare. Dobbiamo prenderci un medicinale speciale, è quello di lasciar scorrere subito. Il Signore ce lo vuole dare, infatti perciò c'è tre volte là dentro. Lui ci perdona, noi ci dobbiamo perdonare, perché dobbiamo ora lasciare spazio alla nuova vita che deve crescere, e dobbiamo perdonare gli altri. È molto importante questo, perché questa, se il Signore me li mette nel cuore, alcune cose servono, perché molti credenti non avvertono più la presenza dello Spirito Santo nella loro vita. Ma lo Spirito Santo non ci sta se tu non hai quella libertà di saper perdonare, di lasciare andare, di non tenere. No, ma io poi facciamo finta pure di dare pace nella Chiesa, così. Qualche volta passiamo oltre per non salutare il fratello e la sorella. Passiamo dall'altra parte, facciamo finta che non l'abbiamo vista. E un'altra volta, per non essere richiamati da qualcuno e far vedere che noi siamo tutto liscio, gli diamo la mano e diciamo pace, come se pigliassimo una saraca morta, quelle saracche di una volta che erano belle grosse, che li mettevano nei cesti di legno e li compravamo a Natale. Il Signore ci deve aiutare. Noi dobbiamo imparare a distribuire l'amore di Dio. Mentre ce lo dà, lo dobbiamo allargare, allargarlo
più che possiamo, e allora vediamo la gloria del Signore. Cantiamo un altro bel canto, questo già ti serve, prego. Numero 778. È una medicina che ci vuole, sorella e fratello. Non mi venire a dire, ma se viene, se mi chiede scusa, io non ci tengo, il Signore lo sa. Quando non vi digerite tra fratelli e sorelle nella Chiesa, e il nodo c'è, lo vogliamo coprire, lo mettiamo sotto la giacca, poi ci mettiamo pure il cappotto, ma resta sempre lì, il Signore lo vede. Vieni, Spirito de, vieni, riempimi, gloria al Signore. Andiamo a Lui ed invochiamo lo Spirito Santo che faccia un poco di luce nella nostra vita, e così con la luce dello Spirito Santo vediamo e diciamo: Signore, togli per amore del Tuo nome questo colesterolo cattivo dalla mia anima, perché io voglio che fluisca la Tua divina presenza dalla testa ai piedi, dai piedi alla testa, in un modo speciale mi voglio sentire libero, libera nella Tua presenza. Alziamoci in piedi ed invochiamo lo Spirito Santo e poi preghiamo il Signore con tutto il cuore che Egli si riversi su di te e su di noi. Alleluia! Invochiamolo con tutto il cuore, perché Lui mette ordine nella nostra vita, viene con la Sua luce e ci fa vedere dove sono i nodi, e noi lo autorizziamo a toglierli, a slegarci, perché a volte vogliamo slegare gli altri ma siamo legati noi. Come facciamo a slegare una persona se siamo legati noi? Signore, aiutaci. Gloria al Signore. Vieni Spirito Santo. Spirito de Dio.
riempi, mio Signore, con la tua preziosa unzione. Vieni, Spirito, e vieni, riempi, mio Signore, con la tua preziosa unzione. Ti ripetiamo questa preghiera perché sia sincera e singola dal nostro cuore. Signore, non ci vogliamo mettere nella mischia e dire ciò che dicono gli altri, lo vogliamo dire noi personalmente a te. Abbiamo bisogno di essere rinnovati, rimodellati, ristrutturati, e solo tu lo puoi fare, Spirito Santo. Perciò invochiamo la tua divina presenza su di noi, su ogni fratello, su ogni sorella che siamo insieme. Sì, Signore, tutte le cerimonie religiose li lasciamo fuori da noi, Signore, fuori dalla nostra casa, fuori da questo ambiente, fuori dall'ambiente dovunque si trova un fratello, una sorella che siamo insieme. Vogliamo parlare seriamente a te, Signore, ed invochiamo lo Spirito tuo Santo che faccia proprio questo nella nostra vita. Ci rinnovi, ci ristrutturi, ci riempia della sua presenza. Un incontro speciale con te ora, Signore, non vogliamo rimandare perché non sappiamo se abbiamo altre possibilità. Ora, Signore, siamo in tua presenza. Ora, Signore, tu passi davanti alle nostre coscienze per farci comprendere quanto è necessario di sentire il flusso della tua presenza che fluisce attraverso le nostre vene spirituali, e sentiamo la libertà interiore che fluisce in un modo speciale, Signore, e ci togli quel cuore in gola che spesso abbiamo perché ci manca la respirazione dello Spirito tuo, Signore. Sì, liberaci mentre siamo nella tua presenza. Invochiamo uno spirito di liberazione, che lo Spirito tuo Santo possa portare liberazione in questo momento. Alleluia. Signore, tu sai quanti hanno bisogno di questo tipo di liberazione, e noi vogliamo pregare. Antonietta, prega per quanti hanno bisogno di liberazione. Alza la tua mano se tu senti il bisogno di essere liberato, liberata. Alza la tua mano perché lo Spirito Santo di Dio possa operare in profondità nella tua vita, mentre sgridiamo ogni forza che ti vuole attanagliare e ti fa comprendere che hai ragione tu. Non abbiamo nessuna ragione davanti al Signore, abbiamo solo una ragione di essere salvati, liberati e potenziati dalla presenza dello Spirito Santo nella nostra vita. Padre nostro celeste, veniamo a te nel nome di Gesù Cristo, tutti insieme ci presentiamo al trono di grazia tua, Signore, perché è soltanto per grazia di presentarci alla tua presenza. Non è per meriti nostri, Signore, ma attraverso la croce, attraverso il tuo grande amore, noi siamo qui alla tua presenza. E noi tutti insieme, Padre, ti vogliamo chiedere, Padre, una potente liberazione su ognuno di noi, su tutto il tuo popolo che si trova alla tua presenza in questo momento. Libera le menti, Signore, togli quelle menti carnali attanagliate da ogni pensiero malvagio, da ogni oppressione, depressione, di paura, di scoraggiamento che vuole attanagliare il popolo tuo. Libera in questo momento, porta liberazione alla mente e al cuore, Signore, apri e ammorbidisci quei cuori, Signore, spezza ogni legame, Signore, e tocca quei cuori, Signore, che sono
sono induriti, Signore, ma ammorbidiscili con la tua santa presenza e riempici di unzione, Signore, riempi di Spirito Santo ognuno che sta alla tua presenza. Anche noi qua, Signore, vogliamo ricevere nuove forze spirituali per poterti lodare e benedire, perché tu sei degno, Signore, tu sei degno di essere adorato con tutto il cuore, Padre. Perciò ti chiediamo una potente liberazione su tutto il tuo popolo in questo momento, affinché tutti insieme possiamo offrirti la lode e il ringraziamento per quello che tu hai fatto, per quello che tu farai ancora, perché tu sei l'Iddio che vivrai in eterno, e ti rendiamo lode, onore e gloria, Gesù. Amen. Gloria a te, Signore. Signore, guida questo insieme, parla ai nostri cuori, attiva per lo Spirito Santo quella vita nuova in ognuno che siamo nella tua presenza. Per la gloria di Gesù Cristo te lo chiediamo tutti insieme, Signore. Amen, amen, amen. Accomodatevi, accomodati, e continuiamo a lodare il Signore con un altro 790. Gloria sia resa a te, Signore. Alleluia. Mira la bellezza del Signore, le meraviglie della grazia sua. Quali sono le meraviglie? Che ogni volta che andiamo troviamo grazia. Non meritiamo nulla, dici vabbè, ti faccio pure stavolta un bel certificato di grazia ogni volta che andiamo. Vieni e vedi quanto amor per te mira il viso pieno di compassione. Cristo che guardandoci alla fine di tutto dice: Padre, tutto è compiuto, perdona loro che non sanno quello che fanno. E ci siamo inclusi pure noi. Quando resistiamo vuol dire che non sappiamo che facciamo e abbiamo bisogno di sapere, e Lui ci fa comprendere col suo amore che è pronto a perdonare ogni volta che andiamo a Lui. Alleluia. Ti benediciamo, Signore. Meraviglioso, egli è il
nostra lode è glorioso, meraviglioso. È meraviglioso, questo meraviglioso non si riesce a spiegare, è qualcosa di profondamente speciale, ma non lo possiamo spiegare dettagliatamente. Prego. Possiamo cantare l'816, meraviglioso. Sì, 816. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al Signore, gloria al Signore, ti benediciamo, Signore. Per l'eternità
stato ogni parte di me. Meraviglioso sei, meraviglioso sei. Il canto di ognuno di noi comincia alla nuova nascita e poi è il nostro canto che si prende sempre di più tutto di noi, che ci permette di continuare fino nell'eternità. Mentre intorno chi non conosce il Signore non sa che succede da un momento all'altro, Dio ci fa sapere e ci fa sentire nel cuore che la nostra vita sarà un canto sempre più pressante, più denso, più forte, più pieno di significato, che si proietta fino nell'eternità per lodare insieme a tutti gli angeli, gli arcangeli, i serafini, i cherubini, che già lo fanno dall'eternità e noi continuiamo insieme con loro, che continuano per tutta l'eternità a lodarlo. Ma non sarà un canto di alleluia giusto per dire, e che restare in continuità nella sua presenza, le sorprese sono a catena, c'è sempre qualcosa che ci permette di poter lodare con un canto nuovo, perché la lode viene dal cuore, perché ci sorprende di come Dio opera man mano in tutto il tempo, per tutta l'eternità. Gloria al Signore. Vogliamo entrare in adorazione con un bel canto di adorazione. Numero 743, e dopo il primo, secondo, massimo il terzo, apriamoci alla preghiera e approfitta dell'occasione di parlare direttamente con il Signore. Dopo il secondo canto è il tempo di pregare, della preghiera. Ma attenzione, cerca prima il Signore. Noi normalmente, anche nell'educazione civica, quando abbiamo bisogno di qualcosa, cerchiamo sempre la persona che gli dobbiamo dire qual è la nostra. Non dobbiamo fare i pazzi che parliamo e poi non teniamo conto di nulla. Quando andiamo da un dottore, almeno incontriamo e poi gli diciamo che cosa ci fa male. E poi dobbiamo aspettare anche, con un po' di calma, che ci dà la ricetta, è vero. Perché se facciamo una sparata nell'entrata e gli diciamo tutto, e poi quando sta per dire qualcosa, noi ce ne andiamo, dice questo pazzo, che è venuto a fare nel mio ufficio. Non vogliamo essere pazzi con Dio, vogliamo essere saggi. Cerchiamo prima Lui, la Sua presenza nella nostra vita, le cose del regno di Dio che riguardano la nostra salvezza, e poi mentre siamo nella sua presenza facciamo come Ester. Dopo che invitò il re, gli propose tutto da mangiare, poi disse: ti posso chiedere una cosa? E che cosa vuoi? Voglio la salvezza del mio popolo. E il re gli disse: va bene, dov'è il problema? Dimmelo. E così il re cambiò la scena. Un popolo che era destinato alla distruzione, cominciarono a partire da tutte le parti dei corrieri per portare la notizia che le cose erano cambiate. Il Signore vuole portare delle notizie belle, che le cose sono cambiate, ma cerchiamo prima il Signore. Noi siamo per cercare il Signore, la prima cosa, perché poi le altre cose man mano ne possiamo parlare, e Lui, quello che è importante è che sentiamo la sua presenza nella nostra vita. Numero? 743. Prego? 743. 743. Ci vogliamo alzare in piedi? Se non ti puoi alzare in piedi, alza la tua mano e ti rivolgi al Signore. Rivolgiti più al Signore che a noi. Non mi guarda a me, perché se stai uno poco poi devi chiudere la televisione. Che ne fai di uno come me? Devi
guardare al Signore, capito? Non mi pensa a me. Tu rivolgiti al Signore con tutto il cuore, perché Lui è... Se ti rivolgi a Lui qualcosa accade. Se guardi a me come pensi di uno spettacolo, allora resti senza niente. È un tempo sprecato. Usiamolo bene, lo usiamo per cercare il Signore, va bene? Facciamo così tutti insieme. Grazie per la croce, perché lì ha operato il Signore in nostro favore. Grazie per il prezzo che hai pagato al posto mio, eh? Che grande amore, grazia mi donò. Alleluia. Guardiamo a Lui con tutto il cuore. Alleluia. Grazie per la croce, Dio. Grazie per Yeah.
degno è l'agnello. Il risultato della nostra salvezza è per mezzo della croce. Perciò hai sentito la tua vita cambiata. Il risultato di tutte le guarigioni che ha fatto nella tua vita è il risultato di questa opera che lui ha fatto. Tutte le benedizioni, la pace che tu tieni, tutto ciò che sta arrivando da quando hai conosciuto il Signore, se non lo hai conosciuto, conoscilo subito, prima possibile, e dal prezzo pagato sulla croce. E arriva a noi gratis, dal trono della grazia di Dio, perché occupa un posto speciale. Quando noi andiamo a Lui con tutto il cuore, Egli li riversa per grazia nella nostra vita. Il cambiamento di questa vita cambiata così, la salvezza, il battesimo nello Spirito Santo, la guarigione, la liberazione, quante cose hai ricevuto? È tutto frutto della croce. Quando andiamo alla croce prendiamo coscienza di quanto è costato e cominciamo a comprendere e diciamo: Signore, grazie veramente, perché se non lo faceva Lui noi eravamo perduti per tutta l'eternità, non potevamo rivolgerci a nessuno. Eravamo nella melma totale per l'eternità. Lo vogliamo continuare a lodare e poi ci apriamo a Lui. Non perdere di vista questa opera fatta in tuo e in mio favore. Tornaci mentre siamo nella Sua presenza e mettiamoci sotto quella croce per poter essere lavati dal Suo sangue che ci purifica ancora gratuitamente. Alleluia, perché il prezzo è stato pagato tutto, tutto, tutto. Alleluia, vita per vita, la sua vita per la tua, la sua vita per la mia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti benediciamo, Signore. Ricca dalla Maya Santa. Ricca dalla Maya Santa. Santo, noi lodiamo il nostro Re. Con gli angeli noi canteremo.
lodiamo il nostro Re. Lodiamolo col cuore, sorella e fratello, dove sei? Lodalo col cuore, apriti a Lui e lodalo con parole tue. Se sei bergamasco, lodalo in bergamasco, se sei napoletano, lodalo napoletano, se sei siciliano, lodalo col cuore, digli le parole, forse non devi guardare i punti, le virgole. Diglielo col cuore, ti voglio lodare, ti voglio benedire, ti voglio glorificare. So che ti piace la lode, Signore, e io ti voglio lodare. A Lui piace un sacrificio di lode, perciò metti tutte le altre cose sotto i piedi e dà gloria a Lui. Loda Lui, Lui piace, gradisce un sacrificio di lode. Daglielo col cuore, in dialetto, come ti senti, frate e sorella. Addostai, dove sei? Loda il Signore con tutto il cuore. Alza le tue mani, alza il tuo cuore verso di Lui e digli: ti voglio dire un grazie lungo, 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 lungo. Grazie, 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 Signore. Alleluia, grazie che ci dai l'occasione a noi esseri umani di poter lodare Te che sei divino, ma che hai inseminato la tua vita dentro di noi. Alleluia. E si sta sviluppando la vita di Dio, quella spirituale, in ognuno di noi. Alleluia. Grazie per benedetto questi fratelli e sorelle, grazie per la tua presenza qui in mezzo a noi. Dategli il microfono al fratello, chi c'è? Ce l'ha già, bravo, sì. Vai avanti. Signore, tranquillo. Nel nome di Gesù ti vogliamo chiedere, alleluia, che tu apri le cataratte dei cieli e ci riempi, Signore, per portare la tua parola nel mondo. Sì, Signore. Perché c'è sì, un mondo, Signore, che si sta perdendo, Signore, dove il nemico la fa da padrone, ma Signore, riempici e manda noi per strappare le anime dall'inferno. Signore, nel nome di Gesù, solo Tu puoi guarire le ferite dei cuori, solo Tu li sai fasciare, Signore. Guarisci questi matrimoni che si disfano giorno dopo giorno, Signore. Tutto questo, Padre, Te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Grazie. Amen. Amen. Gloria al Tuo nome, Signore. Grazie. Presenta, fratello, sorella, presenta i tuoi bisogni al Signore. Vai. Prega per coloro che ti hanno chiesto di pregare, preghiamo per quelli che ti hanno chiesto di pregare, che ti vengono davanti alla tua mente, mentre siamo nella sua presenza, quelle immagini di coloro che ti hanno chiesto di pregare. Frate, sorella, presentali al Signore. Alleluia, gloria a te, Signore. Egli ha creato un meccanismo dentro di noi che lo possiamo utilizzare. Egli ci ha fatto molto bene, ti passa l'immagine, la prendi e la presenti al Signore. Dici: Signore, questo fratello, questa sorella, Signore, noi ti vogliamo presentare
tutti quelli che ci chiedono di pregare per loro, insieme a migliaia di fratelli che siamo insieme, Signore, noi li vogliamo presentare a Te, perché lo Spirito Santo operi mentre siamo nella Tua presenza. La Tua parola ci incoraggia nel farci comprendere che Tu operi per lo Spirito Santo. Sì, la Tua parola ci garantisce che non è per potenza né per forza, né se abbiamo la voce più alta o più bassa, ma è per lo Spirito Tuo che Tu operi, e perciò Ti chiediamo, Spirito Santo di Dio, soffia ed opera in lungo e in largo in favore di coloro che si appressano a Te, che si rivolgono a Te, che in fede alzano il loro cuore verso di Te per ricevere la risposta che hanno bisogno. Nel nome di Gesù Cristo Te lo chiediamo e nel Suo nome Ti benediciamo, alleluia, grazie Signore, grazie Signore, grazie Signore, alleluia. Se c'è qualcun altro che sente nel cuore di dover pregare, facciamolo e non rimandiamo. Gloria al Signore, alleluia. Non c'è nessuno, accomodatevi. Grazie siano rese al Signore. Se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, una testimonianza, un pensiero che viene da parte del Signore, ebbene, allora passiamo alla parola del Signore questa sera. Vogliamo pregare che il Signore ci parli in un modo semplice, come Lui fa. Il Signore attraverso la Sua parola ci parla sempre in un modo semplice. Noi dobbiamo attivare, quando comprendiamo però dobbiamo provare, almeno provare se funziona. Se noi diciamo non funziona e non proviamo, avevo un amico che mi diceva sempre che lui la sapeva meglio e la sapeva più lunga. E un giorno gli ho detto, ma tu hai letto mai il Vangelo? No. E allora ho detto, scusa, che dici? Facciamo una cosa. Io mo te lo regalo. Leggine un qualche pezzettino. E poi vieni e mi dici qualcosa. Ma se tu fai così, che cosa fai? La mattina dopo è venuto e quasi si soggezionava di parlare con me. Si sentiva come in colpa. Mi sono avvicinato vicino e ho detto, senti, allora, hai letto? Ho letto 8 pagine. E che cosa hai capito? E ho capito che se vado nella religione dove sto andando non devo leggere il Vangelo. Se leggo il Vangelo non ci vado più. Beh, dico, almeno hai capito una cosa. Già incominciamo a dirizzare, cominciamo a fare il primo solco. Perciò noi, quando sentiamo qualcosa che viene dalla parola del Signore, la dobbiamo mettere ad effetto, dobbiamo provare. Col cuore diciamo, la tua parola mi ha detto questo, io lo provo, se poi non funziona, allora chiudi i battenti. Ma dato che è parola di Dio, funziona. Perché ha avuto a che fare con tanti che pensavano così, e ci sono stati di quelli che hanno studiato proprio come dovevano contraddire alcune porzioni del Vangelo, e quando hanno incominciato ad approfondire cosa diceva, si sono convertiti. Il Signore li ha cambiati. Gesù ci insegna come ci dobbiamo alimentare. Noi dobbiamo seguire quello che ci dice il Signore per l'alimentazione spirituale, perché se no sbattiamo la coda come un pesce fuori dall'acqua e moriamo, perché le indicazioni che ci dà funzionano e ce li dà in un modo semplice, che li possiamo comprendere. Leggiamo insieme in 1 Pietro capitolo 2, verso 2. Così sappiamo i primi sintomi come si muovono, come bambini
appena nati, desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza. Quando cominciamo ad essere attratti dalle cose celesti, la parola è il primo cibo di sostentamento. La crescita spirituale viene alimentata dalla parola di Dio. Essa ci porta a conoscenza di quelle cose che sono di impedimento per una crescita sana, e li togliamo di mezzo, perché sennò poi non cresciamo. Per una crescita sana, ma di che cosa ci dobbiamo sbarazzare perché possa crescere robusta la nostra vita spirituale? Leggiamolo nel verso 1. Sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza. 1, 2, 3, 4 e 5. Vogliamo crescere sani nella fede? Dobbiamo sgomberare. Come quando piantiamo qualcosa, se la piantiamo in mezzo alle spine, cresce? No. Allora prima dissodiamo, quando cominciamo ad essere attratti dalla parola del Signore, che incominciamo a sentire, che comincia a parlare al nostro cuore, dobbiamo subito preoccuparci: questo non mi fa crescere, la cattiveria non fa crescere la vita spirituale, la frode non fa crescere, l'ipocrisia peggio che andare di notte, le invidie non ne parliamo proprio. La maldicenza, non ne parliamo. Se li facciamo convivere, non cresce quella buona. Il vecchio cresce, il selvaggio cresce sempre. Siamo attratti, ci troviamo gusto, stimola i nostri sentimenti e il nostro cuore. Siamo attratti dalla parola del Signore. Cominci a sentire che quando senti la parola del Signore, cominci a restare con la bocca aperta. Ti vuole il tempo, quando la leggi pure, quando senti che ne parlano, vieni attratto, e questo è il primo sentimento che noi cominciamo a, si crea in noi l'interesse, cominciamo a spostarci verso la giusta direzione. Leggiamo il verso 3 che ci aiuta ancora a comprendere, perché così facciamo le analisi su noi stessi per sapere come stiamo, no? Ci facciamo le analisi su noi stessi. Stamattina mi sono svegliato con la bocca asciutta. Ho detto subito, mi già fa l'analisi della glicemia. Pensato subito a che dovevo fare, capito? Sorella, fratello. Allora, se no, che serve che ci siamo sentiti? Che serve la nostra conoscenza? Perché un amico tanti anni fa mi diceva che aveva la glicemia. Ho detto, ma come? Quella ti fa morire così? Ho detto, come? È morto veramente. E come ti fa morire così? E dice, perché è un male che non te ne accorgi. E dice, tu come te ne sei accorto? Come te ne accorgi? Sento la bocca asciutta. Allora ho imparato, mo stamattina, trigliceridi, glicemia, tutte queste cose. Vabbè, mia moglie è più dottoressa, diciamo, è un male che fa nell'organismo. Però, quando ho sentito che la bocca era asciutta, ho pensato, stamattina no, domani mattina c'ho ospiti, ma dopodomani mattina mi devo fare la cosa. Perché? Perché ho pensato che può essere una cosa che faccio la fine del mio amico, e allora se posso riparare prima, corriamo ai ripari. Siamo attratti dalla parola del Signore e dobbiamo sapere cosa non fa crescere sana l'opera sua nella nostra vita. Il verso 3 ci aiuta
se davvero avete gustato che il Signore è buono, cioè, guardiamo che dice, se avete gustato, con la salvezza noi credenti sperimentiamo l'incommensurabile misericordia del Signore verso di noi che ci stiamo aprendo alla sua parola che comincia a toccare il nostro cuore. Ciò ci stimola, come figli di Dio, a ricercare sempre quella grazia mediante lo studio della parola. Perché se quello è il nutrimento che noi ci sentiamo di bene, cresciamo, allora dobbiamo mangiare quello. Ci sono tanti credenti. Forse se sei uno di quelli, adesso il Signore ti sta dando le direttive. Se tu sai che quando servi il Signore, stai con i fratelli, lodi il Signore, benedici il Signore, ti senti bene, non devi andare dal dottore per sapere se ti fa bene, lo senti tu. Se questo è il metodo che ti fa sentire bene, vuol dire che devi lasciare quelle cose che non ti fanno sentire bene, cattive compagnie, posti dove ti agiti, posti dove vieni preso da nervosismo e da... Non sono posti buoni. Cioè noi, la vita spirituale, abbiamo dei sensori speciali che il Signore ci dà. Quando ci fa freddo, non ci mettiamo all'ombra, ce ne andiamo al sole. Quando ci fa caldo, ce ne andiamo all'ombra. Perché con le cose spirituali non ci regoliamo di conseguenza per dire no, grazie, questo no? Che ci lasciamo prendere perché abbiamo un nemico che ci distrae, ci impappina, ci imbambina, ci rimbambisce, ci fa diventare rimbambiti. E noi non dobbiamo seguirlo. Il Signore ci deve aiutare. Se abbiamo gustato, se cominciamo a vedere che servire il Signore è la cosa migliore, a chi dobbiamo chiedere? Dobbiamo farlo, perché questi sentimenti, cerchiamo di essere onesti, sinceri, puri nei nostri rapporti, assetati della parola di Dio, applichiamola alla nostra vita, così cresciamo. Leggiamo insieme nel verso 4 che ci aiuta ancora. Accostandovi a Lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa. Che gli altri uomini rifiutano, ma a noi che ce ne importa? Se per noi va bene, ma che ci importa che gli altri la pensano così o cos'ha? Noi ci troviamo bene, ma non per essere egoisti, ma perché cominciamo a realizzare che questa è la verità di Dio ed abbiamo bisogno di costruire la nostra vita spirituale su una base solida. La pietra vivente che è Cristo Gesù. Cominciamo a costruire la nostra vita, la casa spirituale, sulla pietra angolare. Comincia il nostro cammino con il Signore. A questo punto, quando noi cominciamo a camminare con il Signore, siamo come quando il popolo di Israele incominciò a camminare, a venire fuori dall'Egitto e incominciò a camminare con Dio. Leggiamo insieme che cosa successe quando si cominciarono a camminare con Dio. Leggiamolo insieme in Esodo capitolo 16 verso 35. I figli di Israele mangiarono la manna per 40 anni, finché arrivarono in terra abitata. Mangiarono la manna finché giunsero ai confini del paese di Canaan. Cioè, che analogia c'è in questo semplice verso? C'è che quando uscirono da lì e cominciarono a camminare con il Signore, c'era un altro tipo di alimentazione.
quella che veniva dal cielo. Come Dio la faceva, se lo sa lui. Sappiamo però che quando uscirono da lì e cominciarono a camminare con il Signore, e il Signore gli procurava questo cibo soprannaturale che ne dovevano prendere ogni giorno quando gliene serviva, se ne prendevano in più si imbuzzoliva. Per il sabato ne prendevano due parti e non si imbuzzoliva. Non era solo soprannaturale, ma era miracolo di Dio. Poi un'altra porzione venne messa come testimonianza nell'arca, che restò per anni, anni, anni finché c'era l'arca e non si imbuzzolì. A tutto questo ci fa comprendere che c'è un'alimentazione diversa. Ma andiamo a noi adesso, che dobbiamo andare nel deserto per camminare con il Signore. Quando cominciamo a camminare con il Signore Gesù Cristo, queste analogie ci fanno comprendere qualcosa di importante. Leggiamolo insieme. Questo è un tipo che Dio ha fatto per far comprendere a noi come dobbiamo camminare. Leggiamo insieme in Giovanni capitolo 6, verso 35. Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma quella manna era un cibo misterioso, soprannaturale, ma ha portato il popolo di Dio fino ai confini della terra promessa. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando noi cominciamo a entrare in comunione con la parola del Signore e incomincia a parlare il nostro cuore, chi è il nostro nutrimento spirituale? Da quando cominciamo fino a che andiamo nella terra promessa, ma di che cosa ci dobbiamo nutrire? Di che cosa ci dobbiamo nutrire? Della parola e del Signore Gesù. Lui è il nostro pane. Perché le ha fatte queste cose Dio? Le ha fatte per dare istruzioni che poi nel nuovo patto noi dobbiamo seguire l'alimentazione che ci viene data. Non ci dobbiamo preoccupare. Dobbiamo alimentarci di quello che dice il Signore. Gesù, come unico mediatore, prende dal serbatoio del Padre, quando abbiamo fame spirituale e sete spirituale, Cristo è colui che sfama e disseta. Lui è la manna del cielo, che la stessa manna, il salmista la chiama diversamente, leggiamolo insieme nel Salmo 78, dal verso 23 al verso 25. Eppure egli comandò alle nuvole dall'alto, aprì le porte del cielo, fece piovere su di essi la manna per nutrimento e diede loro il frumento del cielo. Essi mangiarono il pane dei potenti, egli mandò loro cibo a sazietà. È misterioso questo. Frumento del cielo, pane dei potenti. Ma comunque camminarono per 40 anni e fu il loro nutrimento. Quando il Signore Gesù ci dice di che cosa ci dobbiamo nutrire, noi non ci dobbiamo preoccupare. Perché Gesù è Dio. Noi dobbiamo fare come ci dice. E poi funziona, perché ha funzionato sempre. Frumento del cielo, pane dei potenti, 40 anni, finché arrivarono nella terra promessa, da soddisfare le necessità, era un prodotto soprannaturale. Il sabato si conservava in modo soprannaturale. Il vaso di manna fu messo, sappiamo anche che si imputridiva, ma guardiamo in Esodo capitolo 16, verso 33.
Mosè disse ad Aronne: prendi un vaso, mettici dentro un omer di manna e deponilo davanti al Signore perché sia conservato per i vostri discendenti. Restò lì tranquillo questo vaso finché le altre generazioni arrivarono come testimonianza. Allora dobbiamo ammettere che il cibo che Dio dà è soprannaturale. Se noi lo vogliamo naturalizzare, vuol dire che sbagliamo. Noi dobbiamo applicare nella nostra vita le indicazioni che ci dà il Signore. Capitolo 6 di Giovanni, dove abbiamo letto prima, leggiamo i primi versi, Giovanni 6,32 e 6,33. Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà. Il Padre mio vi dà, parla a noi, il vero pane che viene dal cielo. Verso 33. Poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. Verso 34. E quindi gli dissero: Signore, dacci sempre di questo pane. Verso 35, Gesù disse loro e dice a noi: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Una nuova vita, un nuovo tipo di alimentazione fatta da Dio funziona. Non solo funziona perché ha sempre funzionato, perché Dio ha portato dei nutrimenti diversi nella nostra vita. Ho detto prima, quando eravamo nel grembo materno, eravamo nutriti in un modo e siamo arrivati fino alla nascita. Stavamo in quello che non potevamo stare dopo. Stavamo in un involucro di acqua, in un sacco di acqua, e ci nutrivamo dall'ombelico. Quando siamo usciti fuori, non era più così. Nessuna levatrice ha mai pensato di mettere un imbuto al cordone ombelicale per nutrirci e metterci in una bacinella d'acqua per restare come prima. Saremmo morti. Ma Dio ha una programmazione speciale. Così ha una programmazione speciale per la nostra alimentazione spirituale. Noi non dobbiamo cercare alimentazioni che non vengono dal Signore, perché Lui ha pensato a tutto. Una nuova vita, un nuovo tipo di alimentazione fatta da Dio funziona. Non solo, ma Dio ci invita a questa vita abbondante. Isaia grida forte nel capitolo 55, verso 1, ci dice qualcosa di speciale. O voi tutti che siete assetati, venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Sulla base, qui siamo al capitolo 55, perché Gesù nel capitolo 53, che era già stato scritto prima del 55, risulta che Gesù aveva pagato, come abbiamo cantato prima, tutto quello che noi andiamo a prendere dal Signore Gesù per il nutrimento della nostra anima, era già stato pagato da Gesù in visione del profeta di come doveva essere Gesù che doveva pagare sul Monte Calvario. Nel 55 egli ci invita di andare, per poter essere dissetati, sfamati, al Signore Gesù Cristo. Ha già pagato.
Non c'è festa dove possono essere sfociate le cerimonie religiose che possono soddisfare la nostra sete dell'anima. E anche ora grida il Signore Gesù. La sua parola nel capitolo 7, verso 37, a tutti quei religiosi, come noi nel passato e chi ci vive ancora, egli continua a gridare che tutte le feste religiose, tutte le cerimonie non danno nessun nutrimento alla nostra anima, alla nostra vita spirituale. Perciò lui grida ancora a chi si affatica a cercare a monte e a valle attraverso sistemi religiosi, quando non ne possiamo più e sappiamo che non abbiamo fatto altro che perdere tempo, Gesù dice, si alza in piedi e dice: se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Non solo ci abbeverà, ma nel verso 38 dice che ci fa traboccare. Chi crede in me, vogliamo credere al Signore quello che sta dicendo stasera? È difficile. Signore non ci dice chissà che dobbiamo fare, dice che se noi stasera crediamo e andiamo a Lui con tutto il cuore e diciamo: Signore, io ho sete di Te. Molti si ubriacano nel dire: guarda, poi bisogna vedere l'interpretazione della Bibbia, voi la interpretate in un modo, noi la interpretiamo in un altro. Cosa vogliamo interpretare quando noi leggiamo: venite a me voi tutti che siete assetati e io vi abbeverò? Che cosa vogliamo interpretare? Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Che cosa ci chiede il Signore? Di credere che se andiamo a Lui con tutto il cuore adesso e qualsiasi momento, andiamo a Lui con tutto il cuore, Lui ci abbevera, ci disseta. Ha dissetato miliardi di persone. Dobbiamo solo credere e andare a Lui. Non solo ci abbevera, ma ci fa traboccare. Nei nostri dubbi e nelle nostre incertezze, quando gli altri pare che sanno tutto in materia di religione, un poco come si trovava Tommaso che non riusciva a credere. Nel capitolo 20 di Giovanni, verso 25, Tommaso non era stato presente e quando tornò trovò i suoi colleghi che avevano visto il Signore e tutto, e lui non c'era. Altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore, ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò. Possiamo essere anche degli increduli. Possiamo anche trovarci in mezzo a fratelli e sorelle che hanno avuto delle rivelazioni speciali, che il Signore gli ha parlato in un modo potente, ma anche se ci troviamo in una situazione così, Gesù non molla l'impresa. Perché se questa è la tua condizione o la condizione di chiunque stiamo insieme, egli amorevolmente ritorna nel verso 26. 8 giorni dopo, i suoi discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Il Signore non manca mai di inseguirci, di inseguirti, di inseguirmi, pur di portarci alla comprensione ed a realizzare che Lui è risorto veramente. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. La prima cosa che porta nel tuo cuore
con tutti i dubbi che hai, quando tu ti trovi al posto giusto, che sei lì in mezzo agli altri che cercano il Signore o lo cerchi per conto tuo, Lui non manca all'appuntamento. Forse hai perso qualche culto, qualche riunione e non hai realizzato quello che hanno realizzato gli altri, ma il Signore non ti vuole lasciare in seconda fila. Gloria al Signore. Gloria al Signore, per convincerci che Egli è Dio. Guardiamo nel verso 28 che cosa dice. Che bello, Signore, grazie. Che Tu ci vieni a curare, ci vieni a pescare dove siamo per farci realizzare. Tommaso gli rispose, 20-28. Tommaso gli rispose, Signore mio e Dio mio. Con queste parole Tommaso dichiarò la sua fede certa nella risurrezione e quindi nella Deità, riconoscendo che Gesù è Dio e Gesù è il Messia. Questa è la più straordinaria confessione che possa procedere dalla bocca di un uomo che con tutti i suoi dubbi Gesù non è mancato all'appuntamento. Il Signore non ti vuole lasciare fuori dalla sua grazia. La confessione di Tommaso è la chiave di volta del fine di quello che ha narrato Giovanni nel suo Vangelo. Lo scopo di Giovanni è stato quello di volerci far sapere che Gesù Cristo è il Messia, è colui che era stato mandato da Dio per la nostra salvezza, che Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, il servo che è venuto a pagare per il prezzo del nostro riscatto. E se abbiamo lasciato per seguire il Signore e c'è un momento che non abbiamo compreso bene le scritture, o ci troviamo perplessi che forse ci stiamo sbagliando quando camminiamo perplessi nel nostro cammino, indecisi e dall'impressione che abbiamo lasciato molte cose per servire il Signore, quasi trova sempre un momento dove ci viene ad incoraggiare come i discepoli sulla via di Emmaus. Luca capitolo 24, verso 27. A qualsiasi posizione ti trovi, il Signore non ti lascia solo, non ti lascia sola, basta che hai un poco di interesse di voler conoscere il Signore. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. È bella questa parola perché ci fa comprendere qualcosa di speciale. Tutte le scritture, l'imperscrutabile sapienza della provvidenza divina non ha voluto che il contenuto dell'insegnamento di Cristo relativo alle profezie messianiche che erano state pronunciate dai profeti ha voluto che fossero trascritte nella sua parola. Non le hai comprese fino ad oggi, ma Egli non manca di farti comprendere quando tu ti avvicini a Lui. È ricco di tipi e di simboli che raffigurano la sofferenza e la morte di Gesù Cristo per comprendere chi Egli è. Egli ha aperto gli occhi di questi discepoli che camminavano scoraggiati, portando la parola del Signore e fargli comprendere. E nel verso 31 fa ancora di più. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve dalla loro vista.
però lasciò un'impronta nel loro cuore, che ripartirono incoraggiati per andare a cercare gli altri fratelli, per dire pure loro: abbiamo visto il Signore. Egli ci dà nella sua parola le indicazioni di credere. Se facciamo fatica a credere, le scritture ci aiutano, ma non trascuriamo l'alimentazione delle scritture, non trascuriamo di ascoltare quando le scritture vengono amministrate, perché esse ci portano al Signore ed Egli si rivela al nostro cuore e scopriamo che proprio Gesù è il nostro Salvatore ed è colui che ciba i nostri cuori man mano che noi abbiamo comunione con Lui. È semplice, dobbiamo solo credere. Credere vuol dire che andiamo a Lui e gli diciamo, possiamo essere anche come Tommaso: Signore, io vengo a te ma non credo. Anche questo gli basta, perché la nostra sincerità, Lui trova sempre nella parola una parola che ci porta a comprendere quello che non comprendevamo prima. Quello che è importante è che andiamo a Lui per dirgli quello che crediamo o quello che non crediamo. Egli si aspetta la nostra sincerità, come fece con la donna vicino al pozzo di Giacobbe. Non pensava di trovare una santa seduta su quel pozzo. Gesù la conosceva, ma quello che cambiò la vita di quella donna è perché realmente non si oppose a quello che diceva Gesù, ma scoprì che colui che gli stava parlando era uno che sapeva la sua vita. Gesù sa la tua vita, sa la mia vita, sa la vita di ciascuno di noi. Quando noi andiamo a Lui in sincerità, Lui ha sempre la risposta giusta per attirarci a sé e seguirlo fino a che mangeremo la manna e poi ci nutriamo di un'altra cosa, che la manna è Lui stesso. Quando noi abbiamo comunione con Lui, noi abbiamo tutta l'alimentazione necessaria che abbiamo bisogno, perché Lui, per lo Spirito Santo, quando parlava, le sue parole erano spirito e vita. Ora le sue parole sono ancora spirito e vita, ma c'è di più. C'è lo Spirito Santo che dimora nella nostra vita, perché il nostro corpo è diventato un vaso dove lo Spirito Santo è dimorante e parla, ci guida e noi, se lo ascoltiamo, ci trasporta nella giusta direzione. Vogliamo pregare che il Signore ci aiuti? Alziamoci in piedi e ringraziamo il Signore insieme. Signore, noi ti ringraziamo che tu ci semplifichi attraverso la tua parola in modo di adorare te, di avvicinarci a te. La tua parola ci insegna che dobbiamo venire a te, ti dobbiamo adorare in spirito e verità, Signore. Dobbiamo veramente aprirci, aprire il nostro cuore, il nostro spirito a te, perché tu lo vuoi alimentare con la tua divina presenza, che per mezzo dello Spirito Santo ci arricchisci di quella conoscenza sovrannaturale che diventa il nostro nutrimento e ci porta avanti a destinazione fino nell'eternità. E noi tutti insieme, Signore, ti vogliamo ringraziare. Benedici ogni presente, dovunque c'è un fratello, una sorella, insieme con noi. Signore, benedicici tutti insieme e fortificaci nella fede e parlaci come tu sai fare, perché noi ti vogliamo seguire. Amen. Amen. Dio vi benedica, Dio ti benedica, ci vediamo. Prego? Sì, c'è una sorellina che ha bisogno, una bambina che ha bisogno di preghiere. Si chiama Sara Benedetta, è la sorella qui presente. Portiamola al Signore. Noi abbiamo già pregato, ma pregate anche voi. Questa sorellina bambina si chiama Sara. Il cognome lo sa il Signore.
anche se non ce lo ricordiamo, così diventa più facile. E una bambina di 3 anni che ha bisogno delle vostre, delle nostre preghiere. Facciamolo e poi Dio sa quello che deve fare. Pace, ci vediamo domani mattina alle 10:30. Dio benedica pure voi. Buonanotte.